Niente da fare, anche l'ultimo tentativo del presidente Donald Trump per uscire dallo shutdown, il blocco delle attività amministrative che dura ormai da più di un mese, è fallito. Il Senato americano, dopo aver bocciato un disegno di legge presentato dai democratici, ha fatto lo stesso anche con quello dei repubblicani. La proposta era quella di concedere 3 anni di sollievo ai 700.000 Dreamers, i figli dei clandestini che Trump vorrebbe fuori dagli Stati Uniti, in cambio dei circa 7 miliardi di dollari che servirebbero per finanziare la costruzione della barriera al confine con il Messico. Il muro che il presidente americano vuole realizzare a tutti i costi e che rappresenta il vero nodo da sciogliere per uscire da questa situazione di pericoloso stallo. Nel frattempo circa 800.000 lavoratori degli uffici federali restano ancora a casa senza stipendio e sarà così finché la legge di bilancio non verrà approvata. Il più lungo shutdown della storia degli Stati Uniti sta erodendo i consensi di Donald Trump. Il gradimento del presidente ai minimi termini, sceso di oltre 10 punti da dicembre. Secondo gli ultimi sondaggi, solo il 34% degli americani approva il suo operato. Ma sul muro Trump non molla di un centimetro. Meglio che la questione venga risolta politicamente, ma se così non fosse, la Casa Bianca, per ottenere il denaro necessario alla sua realizzazione, ha già pronta una bozza per la proclamazione dello stato di emergenza nazionale, in riferimento alla situazione lungo il confine con il Messico, dove premono ancora decine di migliaia di migranti. E a questi tra poco potrebbero aggiungersene altrettanti. Un'altra carovana partita dall'Honduras, una ventina di giorni fa, sta attraversando infatti il Centro America in direzione proprio degli Stati Uniti.